come sempre succede nelle tempeste perfette, le cause sono molteplici. Intanto c'è stato un rimbalzo molto forte di tutte le economie mondiali del post-Covid, che ripartendo hanno determinato una crescita molto forte della domanda di energia. L'offerta di energia ha fatto un po' fatica ad adeguarsi a questa crescita della domanda. Perché? Beh, perché anche le industrie energetiche erano state colpite dal Covid. In Europa sono avvenute delle cose molto importanti. La chiusura del più grande giacimento di gas sul continente europeo per esaurimento nel corso del 2021, il fatto che le grandi oil company negli ultimi 5 anni hanno investito sempre meno in ricerca e sviluppo di pozzi. E questo è particolarmente negativo e particolarmente irrazionale su una materia come il gas. Solo dopo 2 anni di dibattito molto intenso a livello europeo, il gas è stato accolto come vera energia della transizione energetica. L'altro giorno a Brescia c'è stata una manifestazione organizzata da diverse associazioni che raggruppano le realtà produttive del paese. C'eravate anche voi come Federacciai, cosa chiedete al governo? C'erano tutte le aziende del comparto energivoro. Approfittando del periodo natalizio, tutti questi settori, tutte le fabbriche di questi settori praticamente sono fermi per un mese. Il governo oggi comprensibilmente si è occupato dei rincari, delle bollette, dell'energia elettrica e del gas per le famiglie, ma fino ad oggi non c'è stata una politica per le imprese. Ecco, per le famiglie c'è anche un altro problema, che è quello di un appiattimento della concorrenza. Da cosa è generato questo meccanismo? La tempesta perfetta ha provocato tra l'altro una serie di fallimenti negli operatori piccoli e medi che vendono energia elettrica e gas. La situazione che si profila è un neomonopolio dell'Enel, che è inaccettabile. Ecco, l'ultima questione. Secondo gli analisti ne usciremo alla fine del 2022. Cosa ne pensa? Io sono un po' più prudente, nel senso che credo che naturalmente c'è una componente stagionale di questa vicenda e una componente geopolitica. Anche quando sarà finita la tempesta perfetta e le acque ritorneranno più o meno calme, il livello del mare sarà un po' più alto.